buongiorno, mi scuso perché anche se non sembra ho una forte otite, quindi sono tutto come ho guardato e quindi può darsi che il tono della voce ne risenta, non sto urlando ma non riesco a calibrare bene, non mi sento appunto del tono come parlo, quindi scusatemi per questo, ringrazio tutti voi, la stampa, la televisione, i presenti, gli astanti per essere qui nella comune di Grosseto, nella sala consigliare. Oggi ci saranno, dopo il mio, diversi interventi, farò una piccola premessa. Ovviamente vi corre l'obbligo, ma non soltanto perché così deve essere, anche perché mi rendo conto dell'impegno, della passione e dell'entusiasmo che a volte un assessore possa meno mettere nel lavoro che fa. Quindi ringrazio l'assessore della Repubblica Riccardo Genaneschi, ringrazio il presidente di sistema Mauro Squarcia, che è appunto l'ente gestore dei servizi cimiteriali del Comune di Grosseto, e ringrazio anche, l'ho conosciuto oggi, l'architetto Andrea Spinelli, Giorgio del Caffè Guerri, per aver appunto portato avanti innanzi questa progetto. Noi siamo come amministrazione, come normale che sia, ma anche sistema, la nostra società in house, sempre con l'orecchio attento e in ascolto verso la cittadinanza. Quindi a seguito delle numerose richieste che si sono reiterate nel tempo, sia pervenute al Comune che alla società sistema, è emersa una necessità veramente importante, quella di realizzare nuove strutture all'interno del cimitero comunale di Sterpino. E quindi abbiamo attivato in sinergia un importante progettualità che si inserisce in un percorso esponenzialmente crescente nel tempo di grande riqualificazione e adeguamento delle nostre strutture cimiteriali del territorio. Pensiamo anche a Patignano, pensiamo anche ad Alberese, e gli investimenti cumulativi che sono stati fatti nel tempo raggiungono, pensate, 3 milioni di euro. Il progetto è stato voluto dall'amministrazione comunale e dal sistema, e si prevede di realizzare un nuovo fabbricato che è adibito all'ossario e all'oculario all'interno del cimitero comunale di Sterpino. Nello specifico, il progetto del valore di 2,5 milioni di euro, che è una spesa, ci tengo a sottolinearlo, interamente sostenuta dal sistema SRL, prevede la realizzazione di 972 loculi e 840 lombari. Oltre a ciò, viene realizzato anche un giardino della memoria, all'interno del quale sarà poi realizzato un percorso pedonale che è utilizzabile da cittadini come area di riflessione, di meditazione, di preghiera e di protezione. Il nuovo corpo edilizio sarà appunto presto a disposizione, sorgerà all'interno del cimitero, nella sua composizione architettonica che dà conto della struttura originale del cimitero stesso, che sarà in continuità da questo punto di vista, reinterpretandola in chiave contemporanea e cercando di far vivere lo spirito del luogo attraverso l'utilizzo di materiali tradizionali. I lavori, questa è una notizia secondo me importante, saranno completati entro la fine di questa annualità. E ci tengo a precisare e a concludere questa mia piccola premessa prima di passare la parola agli altri, viste le numerose richieste per acquisire le concessioni dei loculi da parte degli utenti, già dalla data odierna è possibile prenotare la concessione di uno o più loculi presso il cimitero di Sterpino direttamente presso gli uffici del sistema in via Monte Rosa 12 a Grosseto. Quindi questa notizia è importante da divulgare con la massima tempestività e a testimonianza che il sistema ha ascoltato e in brevissimo tempo anche ha concretizzato le aspettative dei cittadini. Ringrazio quindi tutti voi e passo la parola all'assessore al PNRR e ai lavori pubblici Riccardo Cinanneschi per un breve intervento.